Ma io quando diciamo, ho letto e ho accettato l'invito dell'assessore Franconi, l'ho accettato con molto entusiasmo perché c'era una cosa che intravedevo come possibilità ulteriore per migliorare quello che si può migliorare in Basilicata, mettendo a confronto quello che fanno altre regioni. Perché io ho sempre sostenuto che in talune occasioni bisogna, come dire, copiare dove le cose funzionano meglio. Fummo copiati noi quando facemmo il computer in ogni casa, l'Italia ci copiò. Capire come riusciamo a copiare per dare una risposta non semplice. Non ci sono ricette miracolistiche. C'è sempre un ben altro. Io non sono iscritto al partito del benaltrismo, però dobbiamo capire come riusciamo a dare una risposta, come riusciamo a migliorare e come facciamo i conti con, diciamo, una ristrettezza di risorse che derivano diciamo, dal governo centrale e le risorse che vengono a mancare per le ragioni che in questa sala tante persone sanno. Perché tante volte si è tenuto in equilibrio il sistema perché abbiamo preso soldi da altre parti e abbiamo anche potuto fare alcune attività ulteriori per dare una risposta. A una regione, ed è una cosa che non dobbiamo dimenticare se vogliamo fare un lavoro onesto, una regione che ha 574.000 abitanti estesi su 10.000 chilometri quadrati, che possono essere una potenzialità, ma sono anche un problema serio, reale, per i servizi che una regione che si voglia rispettare deve garantire anche al cittadino di San Costantino Albanese. Quindi ci vogliono più risorse rispetto alle altre regioni. Se vogliamo mantenere uno standard qualitativo di servizi sociali, assistenziali, abbiamo la necessità di recuperare risorse. Per fare questo bisogna essere un po' più creativi, bisogna essere un po', come dire, bisogna cercare di costruire una visione unica, perché quello che manca, secondo me, è la costruzione di una visione e intorno alla visione costruire una coesione, se vogliamo, come dire, rispondere, partendo da, diciamo, da un fatto che c'è. Un PIL, c'è cioè una spesa sanitaria che vale per la nostra Basilicata rispetto a quella che è la media nazionale di 121 euro rispetto ai 145. Poi ci sono i 97 della Calabria, ci sono i 313 del Friuli Venezia Giulia. Non è questo il problema, c'è un problema di economia della nostra regione che incide fortemente sulla qualità dei servizi, se ce la vogliamo dire tutta. Nella nostra regione non c'è né capitalismo familiare né tantomeno capacità anche, diciamo, di produrre servizi in ottica privatistica, perché il 70% dei servizi nella nostra regione sono offerti solo dal pubblico. È pur vero che per nasconderci dietro il fatto che quando non c'è il privato, il pubblico si deve sostituire, perché abbiamo delle esigenze, ma questo non toglie, come dire, non bisogna rifuggire dalle responsabilità di quelli che hanno responsabilità, scusate la cacofonia nella nostra regione. Non bisogna rifuggire, come non bisogna rifuggire? Cercando di capire qual è la fotografia di questa regione. Guardate, cari diciamo, colleghi, cari concittadini. Nel 2050 la regione Basilicata sarà una regione per il 65% over 65 anni. Per il 65%. Ce ne vogliamo occupare? Cominciamo a lavorare da adesso? Sì o no? Nel 2050 significa domani mattina. Domani mattina. Nella nostra regione, nei nostri comuni, ci sono comuni di 600 abitanti. Di 600 abitanti, dove sostanzialmente c'è una scuola elementare, in una scuola elementare c'è una classe dove ci sono nella stessa classe bambini di primo, secondo, terzo, quarto e quinto elementare. Mica vi sfuggono queste cose.
sono tematiche che devono appartenere alla capacità di saper costruire una visione di una Basilicata possibile che cerca di mantenere gli standard qualitativi. Noi l'abbiamo tentato pure di scrivere, di suggerirla alla nostra regione, alla nostra controparte, che in tante occasioni non deve essere la nostra controparte, ma deve essere un nostro alleato per dare delle risposte. Anche questa storia dei fondi europei. Noi suggerimmo alla Regione Basilicata in illo tempora che si invertisse la tendenza, passare dalla logica dell'unicità del fondo alla logica del plurifondo, per una questione molto semplice, perché ritenevamo importante mettere una massa, un montante di risorse economiche per cercare di costruire un'anima. L'anima di quei fondi, secondo noi, doveva essere proprio quella dell'occupazione, del lavoro, perché se dai lavoro cresce l'economia, e se dai cresce l'economia puoi chiedere anche alle famiglie di dire che invece la retta dell'asilo, invece di essere 15 euro, deve essere 20 euro. Questo poteva aumentare la qualità del servizio, poteva aumentare anche avere un risvolto diverso rispetto a quello che oggi purtroppo abbiamo nella nostra regione? Faccio una domanda. Noi non è che abbiamo associazioni filantropiche che sono in condizione di poter dare delle risorse tali da poter consentire di migliorare alcune attività. Questo non c'è. Noi dobbiamo fare i conti con i tristi numeri che abbiamo, ma con la mancanza, secondo il mio modesto avviso, di una fotografia. Da lì si muove anche la riforma sanitaria della nostra regione. Ci sono i direttori generali, il dottor Bocchicchi, c'è il dottor Quinto, c'è il dottor Pafundi. Partiamo dalla testa o dalla coda? Dalla testa o dalla coda? Se partiamo dalla coda per arrivare alla testa, dobbiamo partire dal territorio, da quello che abbiamo sul territorio, perché è semplice a volte speculare sulle disgrazie altrui per costruirsi anche cose personali. Scusatemi anche qui l'abuso, proprio perché io personalmente, per quanto mi riguarda, non mi sono mai seduto sullo scanno della condanna, ma sullo scanno della proposta. Siamo partiti, forse, diciamo, potevamo fare un po' meglio la cosa. La dico così. In che senso? Quando io dico di visione e coesione, significa mantenere dentro l'alveo della condivisione, della coesione, del territorio, delle comunità, delle famiglie, dei lavoratori. Perché lo dico al dottor Tangorra. Uscire dal salotto a Matera non c'è alternativa. Ecco perché probabilmente anche l'appello del sottosegretario a dire che ci vogliono misure diversificate. Sì, nella nostra regione bisogna purtroppo fare delle misure diversificate, perché uscire dalla Fiat c'è il deserto, uscire dal salotto non c'è ripresa. Quelle famiglie, se abbassano la qualità, o meglio le entrate, diventano disoccupate di lunga durata, poi vengo solo una battuta del reddito minimo e finisco. Se a quelle famiglie non si mettono in condizione di poter, come dire, sopperire a queste cose, è chiaro che tutto a scala riparametrata ne subisce tutto il sistema, la sanità, i servizi, l'asilo nido, tutto. Perché non abbiamo quel montante salariale per poter fare delle cose? Non ce le abbiamo più. L'assessore Francone stamattina dice: guardate, ci sono 75 milioni in meno. Oddio. Anche sul trasporto dei disabili, come dobbiamo fare? Nessuno ha la verità in tasca, ha ricette miracolistiche. Però dobbiamo tentare. Bisogna farsi contaminare di più dalla malattia del coraggio. Il coraggio. Bisogna avere un po' di coraggio in più. Però prima bisogna parlare con la gente. Perché è facile andare in un ospedale e dire: no, per quando si chiude niente, anzi no, dobbiamo investire. Perché qual è il fine? Qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere? Non è questa l'impostazione. Perché io, che vengo dalla Fiat, per andare a lavorare alla Fiat facevo 60 km al giorno. Adesso sono in distacco sindacale per una fase. 60 km ad andare e 60 km a tornare. Capite il senso? Di dove, secondo me, e questo significa parlare chiaro con le persone, bisogna parlare chiaro con le comunità, con le famiglie, bisogna parlare chiaro
con tutti quelli che utilizzano questi strumenti, perché abbiamo la migrazione sanitaria ancora alta, nonostante gli sforzi fatti, abbiamo le visite, diciamo, per quanto riguarda una lungaggine delle attese, le liste di attesa ancora esistono, nonostante gli sforzi fatti, sono cose che dobbiamo migliorare. Come miglioriamo? Ci vogliono i soldi. Soldi non ce ne sono. Dobbiamo fare di necessità virtù. È così o no? O dico delle cose che... È così, dottor Quinto? È così. Allora, noi, il sindacato, non altri. Nessuno si può scrivere e mettere stelle sulla giacca. Noi non ce le vogliamo mettere. L'abbiamo detto dall'inizio. Noi abbiamo fatto e costruito il reddito minimo, proprio perché non stiamo sullo scanno della condanna, ma sullo scanno della proposta. Il reddito minimo è un'intuizione di capire come, utilizzando quelle risorse, nell'ottica della solidarietà, perché noi abbiamo chiesto ai cittadini lucani di essere solidali con quelle persone che non ce la fanno, è giusto, Angelo? Abbiamo fatto questo. Per favore, lasciate la benzina vostra, mettiamola a disposizione dei poveri, delle persone che non ce la fanno, o delle persone che a 50 anni sono troppo vecchi per andare, troppo vecchi per riprendere il lavoro e troppo giovani per andare in pensione. È così. Troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per riprendere un lavoro, perché non c'è oggi in Italia nessuno al mondo che si vuole occupare di una persona di 54 anni che ha perso il posto di lavoro. E lì scade la qualità della nostra società. Ecco perché è un problema culturale che bisogna anche vincere. Non bisogna fare solo la rivoluzione democratica, anche la rivoluzione culturale, perché è chiaro che una persona che non può mandare a studiare i propri figli, e questo accade in Basilicata perché uno perde il lavoro e dopo la Fiat c'è il deserto, come si fa a mantenere uno standard qualitativo della società in grado di poter garantire un minimo di... E ci siamo inventati il reddito minimo con la possibilità e la capacità, l'intuizione di creare, e il dottor Fiore lo sa, un percorso che possa far recuperare a questi lavoratori ancora il senso di sentirsi dei lavoratori normali, non degli scienziati, dei lavoratori normali. Questo abbiamo fatto. È un appunto al governo nazionale. Fino a quando non si convincono che bisogna separare l'assistenza dalla previdenza. Assistenza dalla previdenza. L'assistenza deve andare sulla fiscalità generale. La previdenza è un'altra cosa. Se solo questa cosa produrrebbe un montante di risorse che potremmo fare molta più assistenza, soprattutto in regione dove bisogna mettere in campo azioni diversificate. Perché nella nostra regione bisogna mettere in campo azioni diversificate rispetto alla Lombardia. Rispetto alla Lombardia, rispetto alle altre regioni. Dalle cose che pure ci hanno detto, diciamo, gli illustri ospiti della Toscana, del Lazio, del Molise, in Basilicata, tante cose che loro fanno, noi non le possiamo fare. Questo è il concetto di fondo. Allora, come si fa? Visione, coesione. La visione per costruire, diciamo, insieme alla collettività le cose che... E bisogna essere un po' più, come dire, creativi, perché ci dobbiamo alzare le maniche, nessuno ci aiuterà, ce la dobbiamo fare da soli, purtroppo, e ce la si fa se ci facciamo contaminare di più dalla malattia del coraggio. Grazie.